Prego, signor pubblico ministro. Dottore, può spiegare innanzitutto alla Corte qual è la sua professione? Sono il dirigente del Gabinetto regionale di Polizia Scientifica per la Toscana, con sede presso la Questura di Firenze. Dottore, vorrei parlare brevemente a due accertamenti che lei ha fatto come ufficiale di Polizia Giudiziaria. Ci vuole spiegare in breve questi due accertamenti a cosa hanno portato, cominciando dal portasapone e dal blocco? Dunque, su un foglio del famoso blocco Skizzen è stata evidenziata un segno, come si può vedere dalla foto, se abbiamo la possibilità di proiettare, ecco qui è come l'insieme, il portasapone stava sul blocco da disegno in corrispondenza di quei segni che noi abbiamo evidenziato. Questa è l'impronta. Questa è, ecco. Eccola lì, sul blocco. In che pagina è del blocco? Sulla copertina posteriore. Posteriore. Il perito, il dottor Donato, mi parla di impronta sul blocco, ma di quale portasapone si parla, in rapporto a quale impronta? E le spiego. Questa è la domanda. Cioè, qualsiasi portasapone della stessa grandezza, e tantissimi sono della stessa grandezza, può creare una simile impronta della grandezza di questo. Cioè, io... È una domanda, detta così, è un'affermazione. No, è una domanda perché gliel'ho fatta all'inizio e ho spiegato. Allora vuole che faccia il discorso all'inizio. Sì, ma per ora... No, volevo capire qual era la domanda che si fa. È semplicissima la domanda. Io ho un portasapone e ho un'impronta del portasapone. Di quale portasapone parlo? Lo sa lei se lei ha un blocco e un sapone. Senta, ma io faccio la domanda al perito e non al pubblico ministero, Signori, no, per favore, no. Pubblico ministero, lei non interrompa la difesa, per favore. Secondo, non è possibile. Non è possibile. Ma guardate che voi state veramente andando fuori pista con questo portasapone. È pacifico che il portasapone, questo lo dico a tutti. Io ho finito, presidente. Capito? Era in possesso del Pacciani. Ed era in possesso il Pacciani pure lo Skizzenbrunn. Non erano sequestrati nello stesso posto, presidente. Non importa. Questo perché lei possono fa delle possono essere stati benissimo uno sopra l'altro. Sicuramente. Come può essere stato qualunque altra cosa che non fosse un portasapone? Sicuramente. E forse non era dello stesso colore di quello sequestrato. Non lo so, avvocato. Ecco. Ma capito, guardate che il fatto che fosse stato sopra l'album, eccetera, quale significato può avere? Quale significato indiziante? Ditemelo voi. E perché perdiamo tanto tempo su questo argomento? La Corte non lo capisce. La Corte, lei dice, non lo capisce. Ma alla fine, non lo so. Ma su tecnicismo questo, punto, avvocato. Lo so, no, ma io non voglio dare una coltellata contro me stesso. Capito. E contro la difesa, assolutamente. Però io vorrei capire se quella impronta è di quella grandezza, è di quel portasapone colore giallo, me lo identifica, me lo misura, oppure può essere di 100 o di 1000 altri portasapone. Ma ecco. Scusate, io non so più leggere, o qui nelle conclusioni c'è scritto: sulla scorta degli esami eseguiti, questa sezione riferisce che le tracce evidenziate sul foglio possono essere compatibili con i lati esterni del portasapone. Punto e basta. Questo gli era stato chiesto, questo loro risponde. Se poi ci sono altri portasaponi, altri oggetti che sono benissimo, tanto meglio. Vedete che non prova nulla tutto questo. Questo danno un giudizio di possibilità. Ma gli era stato chiesto, dice bene, benissimo. Tanto a meglio, me, presidente, sta benissimo e la ringrazio di questo giudizio di possibilità. Io non è che. Già la Corte aveva detto che questo non è un elemento su cui si può fondare alcunché, e voi ci siete e ci fate perdere anche tempo. No, presidente, noi abbiamo paura che molte possibilità poi diventano certezze. No, questo sicuramente non da questo lato. Ma la paura è tanta. Voi dovete guardarvi da altri lati, non da questo. Comunque, questo è un elemento che in sé non ha alcun proprio significato specifico, ma via. Grazie, presidente. Continuiamo. Vorrei parlare col dottor Donato di quegli accertamenti a luce radente che hanno evidenziato in più punti
scritte precedenti latenti con lettere dell'alfabeto di un certo tipo. Vogliamo vedere di capire anche noi cosa si può leggere. La squadra SAM infatti ci ha fatto pervenire in laboratorio questo blocco e, come documentato in questa relazione, al rilievo 1 abbiamo evidenziato alcuni grafemi, diciamo noi, che non sono compiutamente decifrabili, quindi sono i cosiddetti solchi ciechi, quelli che vengono impressionati per azione di calco, per scritture pregresse. E allora abbiamo cercato di dare delle interpretazioni. Qui abbiamo visto che quella potrebbe essere, una lettera D, oppure, se la intendiamo capovolta, potremmo avere una W e una P. Se proviamo a capovolgere rende anche l'idea, anche se c'è una foto, ecco qui. Bene, io su questo argomento, su questo punto, non ho altre domande. Prego, avvocato. Ecco, mi scusi, lei ha redatto una... Bevacqua, sì. Ha redatto una relazione tecnica per il signor pubblico ministero, che poi è agli atti, dove ha detto esattamente questo: maiuscola W autografa del Maier non corrispondente al rispettivo grafema impresso per decalco sul foglio. E se mi può fare anche la pagina 7, rilievo numero 7, idem come sopra, piccolino, non corrispondente alla minuscola N autografa del Maier. Dottore, l'ha fatto lei queste? Certo. Grazie. Non altre domande? Ecco, volevo precisare, ha riferito di due rilievi, questo per dire come l'accertamento è stato fatto in maniera 360 gradi, obiettiva. Abbiamo detto le cose che corrispondevano e le cose che non corrispondevano. Nei rilievi fotografici segnalati dalla difesa in questo momento, in effetti, non c'era corrispondenza. Ci sono un'altra serie di documentazioni fotografiche in cui queste corrispondenze per inclinazione, per sede... Io, sono le domande che faccio io, possiamo per sede, posizione, ora farle vedere invece ora. Corrispondono. Basta vedere il rilievo numero 5. Nella minuscola W ci sono delle corrispondenze per quanto riguarda l'inclinazione, come posizionato, e lo stesso dicasi nel rilievo numero 9, dove è presente il grafema D, dove è caratterizzato da un'apertura dell'ovale, e questa è una caratteristica che si incontra sia nella scritta in decalco evidenziata con quel tecnicismo, sia sulla scritta di comparazione che appartiene al Maier. Però insomma entriamo nel campo veramente con quello che abbiamo a disposizione. È troppo poco. Lei pensa che con quel sistema, come si chiamava? No, gliela deposito. L'ESDA. Le dico subito, siamo anche noi in Italia in possesso dell'ESDA e con questo tipo di strumento queste evidenziazioni non hanno dato nessun esito. Queste evidenziazioni siamo riusciti a farle con il tradizionale sistema... Avete provato anche con l'ESDA? Sì, e non viene nulla. Non solo, le dico di più, i colleghi della SAM, quando sono andati in Germania, hanno portato questo lavoro perché io, conoscendo i miei limiti e conoscendo come lavorano anche a Wiesbaden, ho detto io proviamo se in Germania hanno qualcosa di meglio. Sono andati e l'esame ESDA fatto in Germania è stato negativo. I colleghi della Germania si sono meravigliati per come a Firenze si riusciva a fare un tipo di lavoro di questo tipo.